Questo programma è presentato da Ierian, pane e dolci a Trieste dal 1952. Pasqua è alle porte, dopo aver visto insieme lievitazioni, impasti, quasi a sentirne il profumo, oggi ci dedichiamo ad un prodotto tipico triestino, proprio di questo periodo della Pasqua, la pinza. È tornato a trovarci il dottor Ervino Ierian, bentornato dottore. Buongiorno a voi. Ecco, io di mio avevo pensato al colore viola, umilmente e semplicemente, quest'oggi lei mi ha portato sia l'ulivo che la pinza, quindi sono tutta addobbata e parliamo di pinza triestina, appunto. Ecco, è un prodotto al quale la sua azienda, che è una famiglia, un'istituzione a Trieste, si dedica. Beh sì, come abbiamo detto in altre occasioni, sono quattro generazioni che la mia famiglia si dedica al pane e ai prodotti da forno lievitati come la pinza. Oggi noi continuiamo a lavorare in famiglia. Vicino a mia moglie ci sono anche i miei figli e speriamo presto anche le nipotine. Le nipotine. Che per intanto mangiano pinza per crescere. Sì, questo è un prodotto proprio tradizionale, sì. Triestino, che ha grandi ricordi, di grande profumo. Ora, per chi ci ascolta non è un può po' sentire difficile. Il profumo meraviglioso che ha, però anche appunto una tradizione, un ricordo. Ma io devo dire che alla pinza e ai prodotti pasquali sono legati moltissimi ricordi di quando ero ragazzo. Perché io ricordo benissimo molte donne, c'era questa tradizione di fare la pinza in casa, i dolci come anche la putizza e il presnitz, però poi non si potevano cuocere in casa e quindi si portavano dal fornaio. Io ricordo che avevamo nei giorni subito prima della Pasqua il forno invaso da questi prodotti, diciamo delle nostre clienti, che erano orgogliose e contente di farlo. Con qualche piccolo problema ogni tanto, perché non sempre riusciva in modo stupendo. Allora la cosa più semplice era dare la colpa al fornaio che aveva sbagliato di cuocerle. C'era il rischio anche di confonderle queste pinze? C'era anche il rischio di confonderle e a questo si ovviava mettendo su ogni pinza un bigliettino con un numero e quel numero identificava la persona che l'aveva portato. Proprio perché le più grandi baruffe succedevano, poi questa non era la mia, era la tua, e quindi si scambiavano un po' i prodotti. Però il problema di base è che fare bene una pinza non è semplicissimo, richiede una certa manualità, ma richiede anche la conoscenza della tecnica delle lievitazioni. E allora, proprio per cercare di venire incontro ai molti clienti, alle clienti che la volevano fare in casa e non a tutte riusciva perfettamente, mio padre e mio nonno fecero nel 54 un piccolo libricino che ci ha portato lei oggi. Che io vi ho portato così, che oggi peraltro è in Biblioteca Civica a Trieste, sì. Fin da quella volta, dove si davano delle istruzioni, se vogliamo semplificate, ma che mettevano un po' tutti in condizioni di arrivare ad un prodotto finito fatto abbastanza bene. Sì. Quindi è un po' una curiosità che mi porto dietro da ragazzo, ma insomma. E quindi Giuseppe Ierian era mio nonno, era suo nonno e scriveva di consigli. E mio padre insieme con lui preparò questo piccolo libricino dove parlava del pane, parlava del panificio, ma soprattutto alla fine dava delle indicazioni, procedimento per la confezione delle pinze. Era una paginetta e mezza che io so che però in molti hanno utilizzato, poi magari personalizzando poi il prodotto, mettendoci un po' più uova, un po' meno uova. Però, insomma, diciamo che già quella volta c'era il concetto, almeno in famiglia da noi, e lo è tuttora, non soltanto di vendere un prodotto, ma di avere una comunicazione con le persone che entrano nel negozio e, se possibile, anche venirgli incontro, perché no, anche spiegando un po' il nostro lavoro, dandogli modo di provare. Io sono sempre stato convinto che chi impara a fare una cosa apprezza ancora di più e riesce a capire di più quando una cosa è fatta bene. Quindi tutto sommato è una cosa importante.
Ecco, se non hanno pane mangino brioche, era una frase di Jean-Jacques Rousseau attribuita a Maria Antonietta, ma la pinza e il pan brioche in comune hanno una ricetta, qualcosa? Quali sono le affinità nella ricetta? Ma la pinza, alla fine dei conti, è un pane molto ricco. Sì. La brioche è qualcosa di un po' diverso perché viene lavorato in un modo ancora diverso, ma è pur sempre un prodotto lievitato, un prodotto da forno che fa parte della tradizione dei fornai, insomma, del mestiere del fornaio. Diciamo che più un prodotto si arricchisce di uova, di burro, di zucchero, più diventa complicata e complessa la lievitazione, più rischia, infatti, di solito il problema nelle pinze che uno può trovare se non è fatto bene è che siano molto pesanti, non riescono a sviluppare. E questo è un problema di tecnica di lavorazione, di lieviti proprio. Insomma. Di lieviti. Quindi ingredienti, uova, farina, burro, zucchero. Sì, noi abbiamo un nostro piccolo... Okay. Non è un segreto, no. Per l'amor però di Dio. Però ognuno ha i suoi... Noi da sempre la facciamo con un po' di pasta madre. Sì. Che è quello che la gente spesso chiama lievito naturale, sì. E che dà comunque, oltre ad aiutare la lievitazione, a migliorare il prodotto, dà anche una maggiore conservabilità. Io ho fatto delle prove, le faccio ogni anno per mia curiosità, mettendo da parte una pinza, e posso garantirle che dopo 6-7 mesi, ovviamente diventa più secca, più asciutta, eccetera, però non ho mai trovato segni di muffe o altre cose del genere. Questo ovviamente dipende anche da una giusta cottura, perché se non è cotta bene sarebbe tutto inutile. Però questo secondo me è dovuto in buona parte proprio al fatto di utilizzare una pasta madre che con la sua acidità naturale aiuta a conservare meglio il prodotto oltre a dargli altri profumi. Quando c'è tradizione c'è una storicità nel percorso, in realtà è anche sperimentazione, no? La cucina in questo senso della panificazione, dico. Guardi, io le posso dire che questa pinza, ma così tutti i nostri prodotti, seguono le ricette che da 60 anni più o meno utilizziamo, ma non è affatto vero che non sia cambiata nel tempo, non sarebbe giusto dirlo, perché... Le posso garantire che ogni anno qualche differenza c'è, può essere nei tempi di impasto, può essere nella quantità di uova piuttosto che nel modo di aggiungerle prima o dopo, tenendo presente che comunque una pinza fatta bene richiede come minimo 3 impasti successivi e quindi anche i tempi di impasto, i tempi di riposo, le temperature... sono cose che incidono in modo significativo sulla riuscita finale. E un'altra cosa, dottor Ieri, questo profumo così intenso che da casa non si può sentire, meraviglioso, che dura giorni, da cosa dipende? È un profumo che costa parecchio lavoro, a dire la verità, perché è il profumo che deriva dalle scorze d'arancio e di limone grattugiate che noi utilizziamo proprio quale aroma della pinza. Ci sono molti aromi cosiddetti anche naturali, nel senso che sicuramente la formulazione è naturale, ma di provenienza, diciamo, di laboratorio di altro tipo o conservati. Noi invece preferiamo nella nostra pinza pasquale utilizzare aranci e limoni biologici che ci arrivano direttamente dalla Sicilia in questo periodo. Ed è un lavoro che purtroppo costa parecchio, perché se vi mettete a grattugiare limoni e aranci prima di fare certi quantitativi ce ne vuole. Però non abbiamo mai trovato qualcosa che possa sostituirli in termini di qualità di profumo. La pinza è la regina della Pasqua a Trieste, ci sono però altri prodotti dolciari che sono tipici, diciamo, di questa zona? Beh, insomma, intanto con la pasta della pinza si fanno altri due prodotti da sempre, una è la titola, quella con l'uovo rosso, la treccia con l'uovo rosso, che si dice rappresenti i chiodi della croce di Cristo. Pinza tra l'altro dovrebbe rappresentare la spugna che serviva per asciugare. No, anche imbevuta nell'aceto della tradizione cristiana. Sì. E poi c'è la putizza, che viene fatta anche sempre con la stessa pasta della pinza, però... che avvolge dentro un ripieno piuttosto ricco di noci, nocciole, mandorle e che si differenzia notevolmente dalla gubana
con cui molti la confondono, non tanto a Trieste ma fuori. Sì. Allora capita spesso che vengano delle persone a chiederci: avete la cubana? Dicono: no, guardi, da noi si fa la putizia. Le differenze, per quanto sia un ottimo dolce anche la cubana, ci sono. La pasta della pinza è molto più ricca, quella della cubana è un po' più povera, infatti normalmente la si usa a bagnare con dei liquori per ammorbidirla. È ripieno, ripeto, è molto più ricco in termini proprio di frutta secca, di uvetta, di cioccolato e di altri profumi. Poi c'è ancora il Presnitz, infatti, che ha un ripieno molto simile alla putizza, cioè gli ingredienti sono gli stessi ma dosati differentemente, vede anche la presenza di miele. Non c'è cioccolato normalmente, poi ognuno ha le sue varianti, come sempre accade, ma noi no, non lo mettiamo. Ed è avvolto in pasta sfoglia. Uh-huh. Questi direi sono i dolci quelli da sempre, insomma, quelli che si facevano in casa, che facevano i fornai, perché dobbiamo ricordare che tutti questi, prima di diventare prodotti di pasticceria, erano prodotti umili, semplici, che venivano fatti nei forni o molto spesso in casa e cotti nei forni, quindi questa è la loro origine. Ecco, a parlare di dolci viene l'acquolina in bocca, Presnitz, putizze, pinze e titole, ma ce n'è uno che lei predilige? Ah, la pinza. La pinza. C'è anche questo fatto, se vuole, per me, a me fa molto piacere, sì, insomma, anche raccontarlo. Ho trovato che molto spesso i bambini piccoli, quelli che ancora non sono condizionati nei gusti, eccetera, dandogli da scegliere cose diverse, quasi sempre scelgono la pinza e la considerano qualche cosa di più appetibile, più piacevole. E credo che sia per la semplicità del prodotto poi alla fine, non perché sia merito del fornaio o meno. È un prodotto semplice, è un prodotto apparentemente povero, molto complicato nel farlo, per farlo bene, ma che conserva però la semplicità degli ingredienti. Che si presta anche per una semplice colazione, diciamo, sì, e non certo, è necessariamente un dolce dopo pasto, ma no, va bene a tutte le ore. Infatti oramai la pinza, ovviamente in questo periodo, si fa in un modo ancora con maggior cura, attenzione, c'è più consumo, ma è diventato ormai un prodotto che si vende tutto l'anno. E devo dire che comincia a essere molto conosciuta anche fuori Trieste, perché capita molto spesso che i turisti, quando vengono, la chiedano in modo specifico. La sua azienda produce pane e dolci da 4 generazioni. Ora, oggi abbiamo parlato di questi prodotti che sono prodotti che fanno parte della tradizione. I suoi nipoti mangiano i prodotti che lei realizza. Lei ritiene che sia importante mantenere le tradizioni? Guardi, la prima domanda è se la mangiano. Se i miei nipoti non dovessero mangiare, o meglio, se io non la dessi per prima ai miei nipoti, credo che dovrei cambiare mestiere, perché insomma, quello che facciamo noi lo facciamo proprio con perché siamo i nostri figli, i nostri nipoti sono i primi consumatori, quindi chi viene a comprare poi sicuramente è un cliente ben voluto al quale teniamo. Ma non è che sono prodotti diversi, cioè, quando lo facciamo pensiamo che i primi consumatori siamo noi, quindi teniamoci da conto. Se io tengo la tradizione, molto, forse perché comincio ad avere qualche capello bianco e essere un po' anziano, però io credo che le radici siano importanti e le radici stanno nel territorio e nei prodotti del territorio, nel modo di alimentarsi del territorio. Questa credo che sia un po' una filosofia di base che vada conservata. Non è soltanto teoria o cultura, è anche economia, perché questo vuol dire mantenere posti di lavoro, vuol dire far crescere nuove generazioni imprenditoriali che non necessariamente devono identificarsi con tutto il mondo. Cioè, va bene girare il mondo, va bene portare delle cose nuove, va bene ricordarsi anche da dove siamo partiti. Grazie infinite, dottor Yerian, e oggi, approfittando dell'argomento pinza, abbiamo rievocato costumi e tradizioni. Si chiude questo ciclo dedicato, titolato La rinascita del pane. Torni presto a trovarci. Volentieri. E grazie a voi per l'ascolto, alla prossima settimana.
Questo programma è presentato da Ierian, pane e dolci a Trieste dal 1952.